Siamo con il direttore generale del Gualdo, Alessandro Serra. Tre punti che non si sa come definire, se d'oro, di platino o qualcosa di più. Tre punti che io ritengo pesantissimi in questo momento della stagione, dove comunque su un campo tremendamente difficile anche per il risultato negativo loro di domenica scorsa e per la nostra posizione in classifica, probabilmente insperati, visto anche le condizioni della rosa che si sono assottigliate ulteriormente, viste le squalifiche oggi di Mengoni e l'infortunio di Materazzi, e poi durante l'incontro, ecco, tutto quello che è successo a livello di infortuni, parlando di Ferragina, parlando di Balducci, parlando di Carletti. Quindi comunque essere sotto su questo campo e ribaltare la situazione penso che sia stato un colpo di coda veramente fondamentale nel nostro percorso. Dobbiamo essere bravissimi adesso a stringere i denti, sappiamo che domenica avremo defezioni importantissime a livello di organico, però intanto ci godiamo questi tre punti e sono particolarmente contento per Matteo, per Ramacci, che comunque ha risolto un incontro ritengo fondamentale. Ecco, si è visto sicuramente il grande cuore quest'oggi del Gualdo, perché probabilmente specialmente dopo il vantaggio del Trestina, forse nessuno avrebbe scommesso un centesimo contro 100.000 euro che il Gualdo riuscisse a ribaltare la situazione. Invece c'è stata una grande compattezza, diciamo che rischi grandissimi il Gualdo non ne ha corsi, a parte diciamo un po' lo svarione sulla rimessa laterale che è costato il primo gol. Per il resto comunque grande compattezza, nonostante una difesa inedita e nonostante poi tutto quello che è accaduto durante l'incontro e i vari infortuni che sono appunto arrivati. Sì, hai fotografato bene, c'era lo spirito giusto nonostante l'avversità, e non dimentichiamo anche da parte di Boccalini andare dentro così a freddo in un momento difficile della partita, si è disimpegnato benissimo nelle uscite, nelle mischie che si sono create in area di rigore. Ripeto, lo spirito in queste categorie è tutto, non che in altre occasioni non l'abbiamo messo, però oggi forse se visto proprio, visto che andiamo verso fine stagione, comunque i punti non li ritrovi più sicuramente, quindi un plauso alla squadra e in particolar modo anche alla panchina, perché credo che anche la gestione da parte dell'allenatore e dei ragazzi, con la partecipazione che hanno vissuto questi 90-95 minuti che sono stati veramente di intensità elevatissima. Quindi adesso ci rimbocchiamo le maniche da martedì, vediamo di capitalizzare già domenica prossima, nonostante qualche defezione, però abbiamo visto che lo spirito del Gualdo oggi c'era, con questo spirito possiamo fare risultato anche domenica e cercare di arrivare al traguardo prima possibile. Non sarà facile perché gli incontri nostri sono tremendamente difficili, i punti oggi valgono veramente doppi. Diciamo che oggi, probabilmente vista da fuori, era una domenica sfavorevole al Gualdo, in realtà si è girata a favore nostro, quindi anche per i risultati poi delle dirette concorrenti, che mi sembra abbiano perso tutte. Certo, per noi, cioè vista da fuori, per il Gualdo oggi poteva essere una giornata negativa. Io credo che oggi raccogliamo i frutti di un calendario che comunque poteva essere sfavorevole, in realtà si è girato a nostro favore, però dobbiamo essere bravi domenica a non dimenticarci di questo spirito, né a sentirci né bellini né bravi né siamo diventati concreti. Probabilmente dobbiamo dimostrare, continuare questa compattezza da qui alla fine. Se riusciamo a arrivare all'obiettivo prima, penso che ce lo possiamo anche meritare. Ecco, la condizione degli infortunati? Quelli dell'ultima ora non credo che siano recuperabili nessuno, perché parliamo di infortuni muscolari, e quindi parlo di Balducci e Ferragina. E Carletti è in ospedale, credo per un controllo, spero. Carletti in ospedale, però ha avuto un problema con la spalla, quindi uscita e rientrata, ora bisogna vedere i postumi che possano derivare da questa caduta. E anche Materazzi comunque è un giocatore che si è fatto male in settimana, sempre a livello muscolare, credo che parliamo di tempi che vanno dai 20 ai 30 giorni, quindi, ma indipendentemente adesso da questo, concentriamoci su domenica, perché ogni partita può segnare la svolta. Oggi queste persone hanno giocato part time o non hanno giocato per niente, chi è stato in campo ha comunque portato i tre punti per il Gualdo, e la cosa importante deve rimanere solamente questa, che il Gualdo si salvi prima possibile. Se Matteo Ramacci dovesse andare in Serie A o in Serie B, dovrebbe giocare con il numero 47, no? Perché con lo Spoleto al 47esimo gol vittoria, oggi al 47esimo gol vittoria. Quanto conta questo gol? Ma per noi, per l'economia del nostro campionato, conta tantissimo. Eravamo in un momento di difficoltà, siamo stati veramente molto bravi, perché in un campo difficile come Trestina siamo riusciti prima a pareggiare, poi è venuto fuori questo gol che ci dà tre punti, che per la nostra salvezza sono oro. È veramente molto molto bene andata.
Ecco, una partita che dopo il gol del Trestina sembrava, almeno dal di fuori, insomma, quasi segnata. Invece avete messo in campo uno spirito eccezionale, avete lottato su ogni pallone credendoci appunto in questo pareggio e poi anche nella vittoria, anche perché il Trestina un po' forse è rimasto sconcertato dal gol del pareggio e ci avete creduto fino alla fine. Sì, per come si era messa era molto difficile, perché comunque perdi per strada un uomo come Ferragina, poi dopo poco perdi Baldo, comunque sai, per l'economia due persone che di calcio ne hanno fatto, quindi è molto molto difficile per noi. Invece siamo stati molto bravi, è stata una grande reazione della squadra, anche in emergenza abbiamo fatto vedere di aver carattere, e venire a conquistare 3 punti a Trestina è veramente un grande grande bottino, con tutto il rispetto per loro che sono una squadra veramente quadrata e soprattutto in casa. Ecco, domenica prossima c'è il Castelregone, prima in classifica, il quadro si presenterà ancora con i Cerotti e le Stampelle, però sono Cerotti e Stampelle che quest'oggi hanno fatto veramente bene. Ma sì, tanto andiamo avanti domenica per domenica, perché il nostro campionato è sempre stato difficile, non ci abbiamo mai avuto un momento, diciamo così, per rilassarci. Dovremo andare domenica in campo, siamo 11, 12, 13, non importa, dovremo vendere cara la pelle. Poi se saranno più bravi sarà merito loro, però noi non regaleremo assolutamente niente.